Benvenuti a tutti in una nuova puntata di The Binding of Isaac Afterbirth. Sono giunto alla, diciamo, alla configurazione definitiva tra mod che voglio e gameplay che voglio. Vero che ho sbloccato già tutto, vero che c'è il 1001%, vero tante cose, però mi piace, cioè sto gioco mi piace, non ci posso fare niente, quindi continuerò a fare run anche se non servono a niente. Sì, facciamo una grid mod, così vi faccio vedere cosa fanno le mod. La mod che vedete in basso si chiama Item Tracker e indica, in base al piano, che gli oggetti che abbiamo raccolto in quel determinato piano, e quindi abbiamo una panoramica migliore degli oggetti che abbiamo preso fino adesso. Io a video non lo vedo, voi lo dovreste vedere se ho configurato correttamente OBS, mettiamola così. La mod che vedete qua di fianco ormai la conoscete, è la Missing HUD 2, e un'altra mod che vedrete adesso è questa. Come vedete, questo pop-up che esce vi dice che cosa fa l'oggetto, che secondo me per i neofiti del gioco è una delle cose più importanti, perché questo che cosa ci dice? Per esempio, questo dovrebbe essere Speedball. Speedball che fa da più 0,3 speed up alle lacrime, quindi le lacrime sono più veloci. Sì, è giusto. No, shot speed sono le lacrime, sono più veloci, e speed up è la velocità del personaggio. Quindi ci aumenterebbe questo 1 a 1,3, e ci dovrebbe aumentare questo 1 qua sotto il 10 a 1,2. Quindi possiamo fare anche una prova, giusto per... Esatto, 1,2 e 1,3. E in basso dovreste vedere che ho preso quell'oggetto, quel determinato oggetto. Ora ho preso quell'oggetto, anche qua come vedete, vi spiega che cosa fanno gli oggetti. Questo che dice, spawn one pick up of each kind. Spawna, questa è box qualcosa, spawna un consumabile, quindi un cuore, una chiave, una bomba e una moneta, di ogni tipo, a caso. Questo che fa? Rirolla tutte le rocce nella stanza. Che vuol dire rirollare le rocce? Vuol dire che rirolla queste rocce, vuol dire che rirolla, beh, qui non ci sono, ma anche le urne, le cacche, tutte in altre cose. Quindi può essere una cosa interessante da sapere. Secondo me questa è una delle mod più interessanti, perché spesso si prendono oggetti che si dicono, ma non so se, non mi ricordo se è questa che... Vero, un pro player dovrebbe saperle. Io ne so la maggior parte, alcuni non me li ricordo, soprattutto i trinket spesso non li prendo perché non li ricordo. Questa mod fa sì che anche i trinket abbiano una loro descrizione, così si sa se prenderli o no. Diciamo che è una variante interessante del... può variare... non varia il gioco in sé, perché non lo varia. Monete no, non varia il gioco di per sé, però diciamo che facilita la comprensione, senza dover vado a vedere sul sito di Platinum God UK per capire se effettivamente è quello l'oggetto che mi serviva oppure no, ho preso Speedball ma volevo prendere quell'altro. Ecco, con quello viene fugato ogni dubbio, e quindi diciamo che secondo me è una mod abbastanza interessante. Certo, se uno è un pro e sa gli oggetti a memoria, i colori di tutto a memoria, persino delle... si ricorda, riesce a comprendere la cromatica differenza che c'è tra, per esempio, Speedball e... mi sa che moriamo subito, ci abbiamo danno praticamente nullo. Se poi ci si mettono a farmi... infatti, ricominciamo subito. Devo rirollarlo il primo. Esatto. Per esempio questa non è Speedball, perché questa è gialla, e quindi questa qui che dice, tutti gli stat aumentano o diminuiscono randomicamente il numero. In realtà che cosa fa esattamente questo oggetto, che è Experimental Treatment? Aumenta una statistica, cioè il danno, tipo aumenta il aumenta di poco tutte le statistiche e poi le mischia. E quindi succedono dei bordelli, tipo possono diminuire i cuori,
può aumentarmi il danno o abbassarmi la velocità di sparo. Diciamo, è uno che non vorrei. Che questo invece mi interessa, perché questo è un tier's up di 0,5 e uno shot speed up. Quindi, come vedrete, questo lo porta a meno 2 e questo lo porta a 1,20. E quindi effettivamente spariamo sia più veloce che più frequentemente. Qui c'è la spiegazione degli orbitali di vario livello. Questo è un cubo of meat che ha 4 livelli. E questo ci dice che fa: è un damage up, è un tears up, è un range up, è uno speed up, è un all stat up. E in più dà un cuore. Quindi è effettivamente un all stat up. Dice un cuore. Vediamo se qua c'è qualcosa. No. Io andrei a vedere, visto che ho una bomba qua dentro. Perfetto. Vieni a me. Io una bomba qua ce la metto perché a volte la stanza segreta è qua, non è qua. Ho fatto questo perché chiaramente lì fuori c'era una simpatica. Vabbè, ma che sfiga, c'era un simpatico cuore. E niente, andiamo avanti. Io sti ragni poi non li tollero proprio perché salterellano, e mi perdo proprio. Prenderò danni come se non ci fosse un domani. Anche perché è vero che... Ah, fanculo, vai, proprio in bocca, mi è spawnato. È vero che è buono il tears up all'inizio, ma è meglio contro... Cioè, è meglio come partenza per personaggi che hanno un buon danno base. Isaac ha un 3,5 base che non gli basta per fare nulla praticamente. Quindi sarebbe meglio avere un damage up inizialmente. Perché la sua rate of fire è già 10. Quindi spara abbastanza velocemente. Ok, bombaroli. E morite. Ok. Allora, abbiamo il dado carico, ci prendiamo un po' di monetine, ci prendiamo la chiave. Non so se prendere. Vediamo che c'è qua. Little Gertie. Come vedete è un famiglio che carica. Non mi interessa. Ah, questa è Infestation. Infatti non capivo. Dice che spona mosche ogni volta che vengo colpito. Non mi interessa particolarmente. Ho visto che c'era una batteria, vero? Sì. Aspettiamo a usarla. Ci facciamo le ondate. Ci facciamo le ondate, vediamo il patto. Rerolliamo se ne vediamo il bisogno, l'eventuale patto, se ne troviamo proprio necessità. Dopodiché decidiamo se rerollare quello o fare di meglio. Sono immuni alle bombe? No, ci ho fatto caso. Ok. Andiamo per il patto. Ah, gli spawner mi tocca ucciderli perché sono spawner che spawnano tanto. Ok, ci dovremmo più o meno essere. Vediamo se... non riesco a focalizzarmi su uno. Così vicino. Vabbè, ma uno morire? Oh. Patto. Niente patto, quindi possiamo andare a rerollare quell'oggetto là. E invece no. Ok,
Full health. Non mi interessa scambiare, però è il primo oggetto di Gappi. E prendiamo anche il patto. Il patto è un aumento di danno, come vedete. E qui, quindi infestation. Non lo so. Però Alo lo volevo io. Perché mi dà un cuore. Sì, era qua. C'era qualcosa di interessante che già conosco. Questa me la posso portare giù. Puberty. Come vedete, modifica anche le descrizioni delle pillole. Quella descrizione della pillola ci dice che per ogni cacca che c'era nella stanza veniva fuori un ragno. Anche perché alcune effettivamente non si capiscono di pillole. Ecco, range down è abbastanza chiara, credo. Ok, qui non possiamo più prendere nulla. Agency Forever, me lo porto giù. Questo mi tocca prenderlo. E possiamo scendere, direi. E giù. Vediamo subito se c'è per esempio una chiave in sconto. No, c'è la batteria lì. Vediamo sto Agency Forever se ci dice che c'è una stanza segreta. No, questa è una HP up che francamente adesso come adesso mi interesserebbe poco. Lo lasciamo lì. Ecco, vedete per esempio questo oggetto ci dice che ci saranno più crawl space, che sono diciamo le botole. Dove poi si trovano a volte i mercatini e a volte degli oggetti, queste cose qua. Questo ci dice che tasche profonde, in sostanza, possiamo tenere o due pillole o due carte contemporaneamente e altre cose, insomma. Io questo lo faccio saltare. Perfetto, abbiamo la chiave che ci serviva. Purtroppo. Ah, era qua. Bah, non si poteva prendere alla fine. Questo è Shrink Shop. È Shrink Shots, scusate. È un fungo che ci dà una lacrima ogni tot, la possibilità di rimpicciolire il nemico e possono essere schiacciati. E questo è un oggetto attivo. Come vedete, c'è un numerino che ci dice ogni quante stanze puoi utilizzare questo oggetto attivo. E ti dà le Aumenti Hertz, quindi ti dà le lacrime a ricerca. Però in quella data stanza io direi che quello si può rerollare a sto punto, quindi questo lo prendo. Altro no, questo costa 5, questo costa 15. Ok, partiamo. Vediamo che cosa si può fare di interessante se riusciamo a non prendere danni come degli idioti. Io direi che mi fermo una volta raggiunti la ricarica, quindi adesso, così che posso non buttare via le ricariche del dado. Quindi qua rerolliamo. Poison Fart è un'idiozia. Frizz Tears mi può interessare perché bloccare i nemici ogni tanto dovrebbe comparire, vedete, quella lacrima più scura. Che ci permette. Range up ci interessa? Francamente no. Questo. Però siamo già a 5. Speriamo già la massima velocità. Ci dà un cuore blu. Diventiamo più piccoli. Questo può essere interessante alla fine. Che fa il nostro stesso danno, se non ho capito se è ancora corretta quella dicitura. Non so se fa il danno base di Isaac, in realtà, quindi 3 e mezzo. Vedete che cosa vuol dire poter frizzare i nemici, cioè, non è da poco, eh. Questi possono essere colpiti anche. Ah, ma quando sono frizzati posso ucciderli. Non cavo.
quello che fanno il rumore delle pietre. Maledetto. Gigantesco baco d'asita inutile. Sono incastrato. Muori. Ok. Con la prossima ricarica possiamo andare a rerollare un eventuale patto, che è quello che ci interessava. Come vedete siamo arrivati a 5 di tier's up, che è il cap. È il cap base, cioè se prendiamo dei tier's up normali non scenderemo sotto il 5. Quindi sotto il 5 non ci si scende se non con degli oggetti. Questi oggetti sono purity, possono essere... fatemi pensare... pesci, mi sembra che lo possa abbassare. E c'è un altro oggetto. C'è un altro oggetto che... Secondo oggetto di Gappi. Allora, ammettendo che non me ne freghi niente del cuore eterno, che invece mi interessa, io farei così. Poi farei così. Non mi interessa quello. No, non mi interessa. Quindi diciamo che l'abbiamo preso gratis, quell'oggetto. Sarei interessato a vedere... No, a niente. Non sono interessato a niente. E c'è un altro oggetto, stavo pensando, che faceva scendere di uno. In sostanza possiamo portarlo a uno. E a uno spara a una velocità che non ne avete idea. Cioè, raramente mi è successo, solo con dei reroll casuali. Però è fighissimo. Qua che c'è? Un tier's up. Questo tier's up lo prendo, ma più che altro perché, come vedrete, non scende sotto i 5, però mi dà due cuori blu che mi servono. Cioè, non ce n'è. Perché non ho abbastanza danno per difendere la mia vita qua, e quindi mi tocca. Scusate, ma faccio una cosa, perché sennò è altamente ridondante. Leviamo l'extra. Oddio. Come vedete, di là di lato ho levato gli oggetti, perché A, mandano tutto in confusione, e B, ce l'avete già sotto, quindi è inutile. Questo, a costo 7, mi dà un HP e un trinket, come vedete c'è scritto qua. E quasi quasi, visto che trinket non ne ho, buonissimo trinket, la testa di Isaac che spara insieme a me. Perfetto. Va benissimo così. Samsung Chain. Ma sì, dai. Ce la portiamo appresso. Può distruggere le rocce. Vediamo se c'è qualcosa qua. Sempre la possibilità di diventare Gappi. Cosa che non succede. Vabbè, fa niente. Andiamo. Cominciamo a distruggere robe. Comunque ci manca solo un oggetto per essere Gappi. Non è male, eh. Avendo il D6 potrebbe anche diventare utile. Ok, al prossimo stoppiamo. No, non ho capito, ma quando... Li faccio, li pietrifico, se li vado addosso li rompo? No, mi è venuto questo dubbio. Qua facciamo un bel così. Direi che a costo 7 non è male. Non ho capito. Che c'è? Ah, ok. Bellissimo, quanto mi piacciono quando fanno così le ondate che si autodevastano tra di... Cioè da sole.
Ah, è vero, il creep fa male, lo scordo sempre. Dai, 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 che sei morto. Questa è brutta, eh? Che quello carica. Esatto. Ci vedo malissimo. E ho provato a fare dai un po' di danni con la palla, ma... no, dovremmo farcela, eh. Però proprio al pelo, credo. Oh, morite, maledetti. Affrontiamo anche il... Bah, ok, per fortuna. Sì, è vero che è fastidioso, però... mai quanto The Cage campione. Dio, fosse stato il campione rosa, forse anche, ma... siamo, dai. Un po' di impegno. Beh, questo ci tocca rirollarlo perché non saremo mai a mezzo cuore. Uisce a bordo, è buono. Ci dà le lacrime che penetrano le rocce. Quindi, ole. Quindi lacrime spettrali, come si suol dire. Ok, possiamo scendere. Ma un caos no, eh. Mi fa tanto schifo. No, giusto per far diventare gappi. Vincere una grid mod in tranquillità, no? Allora, andiamo a vedere intanto che c'è di là. Buonissimo. Un bel più 3. Qui spacchiamo un po' di robe. La facciamo? No, eh? Vabbè. Sembra più facile. Prendiamo una chiave. Non mi piace. Cacchio. Cioè, per carità, è fantastica. Trovi gli odd leaf, hai vinto la partita, però... francamente no. Dio santo. No, super magnet. So fosse forget me now. Roliver, almeno quello. Dopo lo prendiamo. Santo cielo, sono quelli che sparano a 4 quelli. In 4 direzioni diverse. Come avete visto. Frizzalo. Sono un po' troppo grosso. Me ne sono accorto adesso. Che comunque spariamo veloce, perché sennò
Non ne uscivamo mica. Uff, che fatica. Tanto non c'è altra speranza, credo. Beh, questo faccio. Gnadlif lo prendo. Eh sì, Rolliver lo prendo, che ci dà un po' di cuori. Monete, monete, monete. Andiamo per i boss. Altro boss, ok. Da qui dovrebbe essere safe zone. Noi possiamo fare danno, ma lui non ci arriva perché è statico come boss e non ha attacchi così a lungo raggio. Ci manca solo il salterello. Oh. Posto, ultimo il cuore. Sì, può capitare, eh. So che non capita a molti, ma può capitare che ci sia il cuore. Purtroppo. Allora, se non mi ricordo male, questa para anche i colpi, vediamo. Eh sì. Ci mettiamo dietro la palla. Diciamo che la maggior parte dei colpi dovremmo pararli. Ok, anche il cuore è battuto. Che begli oggetti. Non mi interessa nessuno di loro. Cioè, questo è quando vengo colpito, faccio il circolo nero come Mom of the Void. Se ci uccido i nemici, c'è una possibilità di spawnare dei cuori neri. Che fa danno, quel circolo nero. Questo ci dà due cuori neri. E se non abbiamo cuori rossi, ci dà la possibilità, di volare. E comunque saltuariamente triggerà uno scudo simile a quello di Polaroid. Rerolliamo. Questo ci fa respawnare come Black Judah. E questo non ho capito perché non credo che ci dia doppie monete. Prendiamolo, non ho pallida idea. Si scende. Abbiamo ancora due livelli per diventare Gappi. Mi interessava particolarmente diventa Gappi più che altro. Più del resto. Giusto per avere qualche chance in più di battere Ultra Grid. Beh, qui adesso le bombe ce le abbiamo. Vediamo un attimo di usarle. Questo facciamo saltare, magari ci dà monete. Anche no. Curse of the Maze, quindi era punto interrogativo, punto interrogativo, punto interrogativo. Damage up. Beh, intanto ci prendiamo una chiave e poi si vede. Ah, giusto, abbiamo Curse of the Maze. Non capivo. Poison Touch è la cosa più inutile che c'è. Quindi a sto punto l'HP me lo prendo. E cercherò di andare a rerollare. Aspetta. Però, se io trovo una batteria è meglio. Questo ci garantisce più velocità di ricarica del dado e una full carica. Quindi alla fine è come se lo pagassi 10. Sì, praticamente. E qui facciamo subito così, ci dà 5 bombe, con la possibilità che le bombe quando esplodano facciano un danno del porco perché sono a X. Tipo, boh, credo sia esploso qualcosa, eh. Quanto veloci! Devo aumentare il danno, siamo in merda.
Dove sono ancora? Ma dove cazzo è il coso che spara? Se continuano a sguisciare come anguille, ci posso far poco. Chi c'è? Doppio teratoma? Sì, ok. Non è particolarmente un problema come non lo era stato al piano prima di questo. Certo, in testa mi deve cadere il ragno a me. Guarda lì. Ma da dove? Ma che cazzo sei, un fottuto sniper? Non c'ho tempo né pazienza. Non vedo dove sono, porca. E uno ci ha salutato, forse anche l'altro. Ok. Entrambi ci salutano. Prima o poi Krampus doveva capitare, purtroppo. Fortuna ci abbiamo un danno decente. E lo rirolliamo in Necronomicon, totalmente inutile. Ma almeno l'abbiamo tolto dal pool degli oggetti. Qui non ci interessa assolutamente niente. Con questo si fanno un sacco di cose divertenti. È uno dei modi per rompere la grid mod. Cioè, ha delle condizioni, chiaramente. Teoricamente soldi infiniti se trovi una batteria nel prossimo shop. Quindi oggetti infiniti. Che facciamo? Lo prendiamo? Ma non sono mica convinto di sta scelta, ma è giusto per farvi vedere la meccanica. Allora, intanto spegniamo i fuochi che... Esatto, soprattutto questo. Robe interessanti. C'è questo cuore qua che mi potrebbe interessare. Ci arrivo a romperlo. Non so mica. Qua. Un full health. So che c'è tra. Esatto, vedete che cambia la descrizione. Sempre quella mod lì. Spiega che cosa fa. Questo no. Questo è peggio. E questa Friends fino alla fine è una sorta di Berkano. Adesso non mi ricordo con che.
Facciamo saltare i due tizi. Ok, facciamo saltare anche qua. Perfetto. Che poi c'è anche ripagato la cosa. Qui dovrebbe essere qua la stanza segreta. Ma no, la stanza segreta l'ho già trovata, ma che sto di. Niente, possiamo andare. Allora, non si raccolgono monete. Punto numero primo. Per vedere se riusciamo a quantomeno tentare di rompere la grid mod. Oh, cioè, rompere nel senso facilitarla tanto. Ma non è detto che ci si riesca, eh. Ecco, non raccogliere monete è esattamente quello che ho appena fatto. Ma vabbè, ce la dovremmo fare uguale. Sempre ammesso che troviamo. Merda, questa è brutta. È vero che noi spariamo attraverso e ci può venire utile, però avere quei due. Quanti? Esattamente qua. Ah, erano due. Porca troia. Ci sto rischiando la vita io qua. Vediamo se c'ho dei cuori. Che farsi i boss lì dentro. Quelli si lasciano lì. Grid. Ma grid mi preoccupa poco, a me preoccupano i cavalieri qua. Sai che devo uccidere dalla palla. Ok, la meccanica qual è? La meccanica è rerollare i soldi. Dice, ma sei stupido? Hai rerollato i soldi? Sì, ma i soldi, come vedete, sono tanta roba. Se io oltretutto prendo questo. Intanto vediamo la carta che è. Non mi interessano. Con questo, uscendo e rientrando addirittura. Esatto, diventano tutte rosse e la possibilità di diventare gappi aumenta esponenzialmente. Quindi, quello che dobbiamo far cercare adesso è una bomba, è una batteria. Eccola qua. Poi che facciamo? Apriamo le ceste. Ok. Perfetto. C'è qualcosa che ci interessa? No. Si rirolla. E si va a prendere un'altra batteria. Si apre questa. Si apre questa. E si rerolla. Questo da 5 si prende. Così ci permette di comprare un'altra batteria. Apriamo le ceste. Porca vacca schifa. Dire che ne ho aperte tante. Non mi interessa questo perché è un oggetto po da potenziale reroll. Mai nella vita. Si rerolla.
e gli scrigni piedistallo non vengono rerollati, perché semplicemente scompariranno. Vediamo se riusciamo a trovare sta merdola di oggetto di gap di Crescent of Diamond. Assolutamente no. Via. Vediamo se riusciamo a raccogliere 5 monete. Questa era Gera. Interessante. Che con Gera. Facciamo così. Facciamo Gera. Poi siamo gappi, siamo molto gappi. Questo punto facciamo tipo l'ultimo, non mi conviene neanche, ci arrivo a 5. Non arrivo a 5. Allora mi conviene fare così. Questa la droppo giù che non mi serve più. Ok. Con i cuori sposto un po' di roba. Questa la lasciamo giù. No, lascia giù sta pillola. Maledetto. Ok. Cerchiamo di aprire ambedue questi. E anche questo e questo. Lascia giù la pillola e si rerolla. Ok, allora andiamo a vedere che cos'è questo intanto. Two of Spades lo uso così, posso aprire questo e l'altro non lo apro perché sono un pirla, perché se lo apro sono un pirla. Allora, prendiamo la ricarica. Lo scrigno, quello lì, è scomparso, ma ci ha dato questo bel damage up. Poi, non c'era un altro scrigno? No. Ok, si rerolla. Tu chi sei? Two of Spades. Tu chi sei? Two of Hearts. Non mi interessa. Ci prendiamo il dime, la chiave dorata, così non sprechiamo più niente. Questo lo apriamo e ci troviamo un sacco d'amici. Apriamo tutto. Cuore dorato mi interessa. Questo è un bel po' di soldi. Questo è ancora Gera? No, può essere una runa casuale. Ed è, boh, non lo so. No. Ok, ancora. Vediamo se ci sono dei dime per terra. No, però ho già 5. Ok. Prendiamo quello. Merda, l'ho preso. Apriamo tutto l'apribile. Questo non ci interessa al momento. Vabbè, ho preso. Ma questa la lasciamo giù. Che non ci interessa questo. Two of Diamonds, assolutamente no. E quindi lo lasciamo giù. Poi apriamo codesto. Questo ci interessa. Questo, eccolo il dime. Il dime si prende. Non mi dia, sono quelli bloccati. Vabbè, niente. E si rerolla. Curve d'orna. Tanta roba. Allora, facciamo un attimo una cosa. Prendiamo
Prendiamo. Sintoil a zero. E questo che è una ricarica. Sì, the Unget Man adesso lo buttiamo via. Tanto apriamo qua. Apriamo qua. Apriamo qua. Lingua di Giuda. Apriamo qua. Ma sappiamo che non c'è niente nel patto. Tooth Clubs non ci interessa. Il missing poster lì sopra non ci interessa. Quindi passiamo da qua. Facciamo così. Così. Questa è Gera? No, però ci dà un cuore blu. Facciamo così. Allora, mi serve curve d'orno, dov'è? Eccolo. Ho preso corse, dai, veramente? Va bene. Quindi adesso spariamo tipo 600 palline al minuto. Vabbè. Potremmo andare avanti all'infinito, in realtà. Finché troviamo dei dime per terra e ce ne sono, hai voglia. Tipo qua. Andiamo a ricaricare questo. No, questo non ho voglia. Ridammi il coso. Questo che è? Two of Diamonds. Eh già, è qualcosa che di solito dopo un po' con questo metodo gli scrigni cominciano a dare oggetti. E può dare sia il Two of Diamonds. Oh, buono! Click accept. Sia il Two of Diamonds che il Blank Card. E mi è capitato più di una volta. Allora, tutto il prendibile è stato preso. Questo lo usiamo. Boh, qualche cuore blu lo prenderei però. Anche se prendiamo qualcosa, non penso che nessuno ci venga di niente. Ok, questa combo se si ha Suckhead è tipo Dio. Allora, apriamo. Interessante, questo mi piace. Ridatemi il Two of Diamonds, ridatemi questo. Quello è Karma. Le descrizioni potete leggere tranquillamente voi, eh. Stia di che non l'ho toccato, da miseria. Questo è ricomparso. Ma quanto spariamo? Poco. Poco e male. C'è questo. Eh sì. E si rerolla. E direi anche basta, l'ultima volta. E intanto possiamo prendere. Possiamo prendere? No, io rirollerei. Eh no, se rirollo. Sì, prendiamo anche Bomb Spray, ma vi fa del male. Ok, vabbè, allora, moltiplichiamo, visto che ci siamo. Mio 12 diamond. No, arrivo io curve d'arma. Questo lo voglio, questo lo voglio. Arriviamo a 99 a sto punto. Prendiamoci un po' di. No, prima facciamo così, poi ci prendiamo un po' di oggetti. Ecco Blank Card. Adesso, se per puro caso dovessimo trovare una batteria, ecco
Ah, peccato. Però c'è caos. Attenzione. Attenzione, c'è il D100, che forse nel mio canale non l'avete mai visto, quindi molto probabile ve lo faccio vedere adesso come funziona il D100. D100 rolla tutto. Personaggio, statistiche, tutto. Guardate. Adesso aspetta, fatemi aprire, ecco, il tuo Diamonds magari lo uso. E l'altro lo tengo. Allora, adesso apriamo tutto. Non c'era? Così, a buffo. Ah, questo ci fa scendere. Vedete che adesso è 3 il valore. Cancer è uno dei. Dove è Corve d'Arno? Ecco. Cancer è un trinket che ci abbassa il. Oddio, non ci sto a capire niente. Aia. Mi ero scordato che c'eri tu, eh. Fortuna facciamo abbastanza danno. Starter deck. Dicevo. No, un attimo, volevo il tuo diamond. Ok. Se io faccio così, cambio la mia partita. Allora, le trasformazioni. Ok, le trasformazioni, quindi gappi, quelle cose lì, rimangono sempre. Non cambierò mai quelle. Con nessun tipo di reroll. Adesso volevo giusto capire. Però cambiano, per esempio, mi hanno cambiato tutti gli oggetti. Tutti gli oggetti che avevo. Tutti i piedistalli. Adesso sono anche Belzebù. Il D100 è fighissimo, ve lo dico. Adesso siamo anche bomba. Quantity of diamonds. Totalmente a caso poi. Io volevo curve d'orno, ma mi sa che non ce l'ho più. Vabbè. Qua ci possiamo prendere questo. Questo. Ok, da questo punto possiamo scendere sotto. Prendiamo un po' di roba, vediamo se troviamo qualcosa di interessante. Siamo anche spoon. Questo è un oggetto col patto. Un patto di Satana, sì. Io non mi ricordo che fa questo. Un attimo. Ci aggiunge danno. Aggiunge un cuore blu. Non è malaccio. Allora. Diamoci un po' di soldi. Ah, potuto prendere anche questo, vabbè. Tutto totalmente inutile. Direi che ci siamo. Abbiamo un danno che è ridicolo. Però possiamo respingere i colpi. Beh, facciamo tanta robetta, insomma. Vabbè.
Ci si può provare, su. Non disperiamo. Qualche buon giochino lo abbiamo. Vediamo. Bombe sono tornate normali. E proviamo a batterlo, che vedevo di. Ricordo che quel raggio fa male e quindi tanto vale. Ah, sono tipo semi-immortale, credo di avere tipo Charm of the Vampire o qualcosa del genere. Sembra fin troppo facile. Sto battendo con una facilità imbarazzante. È un buon setup, effettivamente. Sono tutti oggetti con i patti dell'angelo, praticamente. Tutto un 4 di fortuna, tutto ciò che va a fortuna praticamente mi si attiva spesso. Sei morto, amico mio, sei morto. Guardate quanto ho di possibilità che si blocchi. 14. Tant'è che io ho già sbloccato di Keeper, quindi sono arrivato a 1000. Ho riniziato e sono un'altra volta a 640. Tipo, se ne metto uno si blocca. Cioè, ormai è così. C'è una più di una possibilità su 10 che si blocchi. Quindi è, diciamo normale questa cosa. Mi posso portare tutti i 2 of Diamonds che mi pare, ecco. Andare via con 82 centesimi così. Va bene, ragazzi. Grazie di tutto, grazie di aver seguito questa puntata. Vi ho fatto vedere un altro modo con cui si può sbloccare si può rompere la grid mod. Spero vi sia piaciuto il video. Se sì, mettete un like, condividete con qualcun altro che vi possa interessare questo video. E metterò in descrizione il link a tutte le mod che uso con The Binding of Isaac. Quindi sia la mod che vedete sotto, che è l'item tracker, sia la mod che mette i nomi degli oggetti e le spiegazioni degli oggetti, sia la mod di fianco, una mod di fianco che mi fa vedere le statistiche Missing God. Ciao a tutti ragazzi e ci si vede alla prossima. Ciao.